E ciao! PTP ha tirato dentro 6 mangia minuti e quindi mi ha lasciato qua da sola. Milo è chiuso dentro quella stanza là e io sono qua da sola in questo palazzo enorme, pieno di stanze, non so più dove andare. Adesso però ho una missione, devo trovare un circo e farmi promettere che non andrà mai più a rubare gli utili del tempo, perché il Cairo e la Terra hanno bisogno di stabilità. Eccolo qua, Cieco, io lo so che cosa sei. Sì, sei un uomo solo e quella lì è la tua stanza, giusto? Sì, è la mia casa. Ecco, è fredda, priva di decorazioni o immagini. È proprio triste. Una teoria interessante, ci avrei studiato sul tramonto. Nessuno ti vuole davvero bene, tutti lavorano per te, ma ti temono e ti evitano. Tu sfrutti le loro capacità e loro sfruttano la tua ricchezza, quindi anche tu sei sfruttato. E tu sei stato usato da Soraya. No, lei ha chiesto il mio aiuto. Beh, e stai sprecando tempo per lei. Ma se non potesse più svolgere il suo compito, quando il tappeto di giorni sarà abbandonato da solo, il tempo non avrà più senso qui a Cairo e anche sulla Terra, e sarà più caos. Mi spiace davvero per il tuo pianeta. Anche se sarai il padrone assoluto di Cairo, Sfinge, tutto, la tua vita non cambierà mai perché rimarrai sempre solo, senza amici. Ti aspetta un'eternità di solitudine. Sono curioso, ragazzina, cosa stai provando nell'immaginare, cosa capiterà a breve alla Terra e all'umanità, quando il tuo pianeta sarà un ordigno senza tempo. Ma ormai importa poco. Io ho fatto ciò che dovevo fare. Tornerò a casa. E vi farò il meglio che mi fanno con la mia famiglia e i miei amici il tempo che mi basta. Puoi imbrogliare te stessa, ma non me. Guarda, il viaggio qui a Cairo mi ha fatto capire un po' di cose che non desideravo, se non rendere le mie giornate un tempo di grazia. Però tornerò, nonostante tutto. Sempre convinto? E lo sono. Davvero ritieni così importante chi ti sta intorno? Non sarei nulla senza nessuno intorno a me. Il mio tempo non avrebbe senso. Se fossi sempre sola, e lo so che questa cosa lo sai pure te. Un tempo ero diverso. Un giorno ero nel deserto con un figlio da poco nato. Eravamo felici, però durante una tempesta il vento l'ha portato via e non sono riuscito a trovarlo mai più. L'ho cercato ovunque, ho setacciato l'intero deserto infinito per un tempo infinito, ma niente, la mia vita era distrutta. Io questo non lo sapevo. Allora non aveva più senso dedicare il tempo agli altri e per colmare il vuoto iniziamo ad accumulare sabbia possibile, più Sì, sabbia possibile. ma l'hai fatto in modo sbagliato. No, ti sbagli, ho solo smesso di dormire e ho convinto tutti a lavorare per me. Al soldato che lavorava nel tempio dei giorni ho fatto costruire il palazzo, puntando ad un unico obiettivo, diventare padrone di Cairo. Sì, ma perché? La sete di potere mi ha permesso di non pensare alla fine del film. Sì, però hai finto che non ci fosse. Ok, ma comunque il vuoto ti è rimasto. Sì, ma non me ne rendevo conto. Sì, e per quello hai reso infelice molta gente. L'affetto e la felicità sono cose immateriali, ho pensato che non durino. La sabbia è concreta, è indissolubile. Sì, ma le emozioni le provi nel tuo corpo, è questo che le rende concrete. Tuo figlio è vivo e io so dove si trova. Vai avanti. Oggi si fa chiamare Magog il trasformista. È lui che un tempo la tempesta ti ha portato via. Non ci credo, non si può trattare di lui. Quell'aduncolo che mi ha aiutato a prendere il gomitolo del tempo. Tu mi stai ingoiando. Invece di discutere con me, manda quel tuo tappeto volante e fagli portare qui Magog. Come saprò che lui? Troverai delle tracce sul suo corpo, devi avere fiducia. Come saprò se sarà sincero e non mi vorrà ingoiare per evitare tutte le mie ricchezze? Te lo ripeto, devi avere fiducia e lui acquisterà fiducia in te. Tappeto volante, raggiungi la caverna del trasformista e portalo qui. Fai veloce. Ma spero che tu abbia ragione, anche perché
La sabbia del mio è ampolla è bassissima. Mi restano soltanto pochi granelli. Abbi fiducia ogni tanto in chi ti circonda. Ci rivedremo, ne sono sicura. Adesso torno a lavorare. Davvero sto per ricadere nel buio? Non ci posso credere, ma devo sperare.